Un canale YouTube, quello di Sean W, sembra abbia scoperto quasi per caso quelle che potrebbero essere prove evidenti del concept design ed altri particolari molto interessanti sul prossimo titolo Halo Infinite. Sta di fatto che dopo la pubblicazione di questo video sembra che parte del materiale che vi farò vedere sia stato fatto sparire completamente dalla rete. Quindi il materiale che state per vedere è strettamente confidenziale. I revere say, I hope I'm saying that right. Now finish this fight. Master Chief out. Sembrerebbe che un grafico della 343 Industries abbia pubblicato sui suoi profili personali filmati ed immagini che, grazie ai titoli degli stessi, non lascerebbero alcun dubbio. Tutti sappiamo che i livelli di segretezza di un videogioco AAA in uscita sono pari a quelli dell'Area 51. Vi basti pensare che i doppiatori, per esempio, sono costretti a fare il proprio lavoro, appunto, di doppiaggio senza avere le scene da visionare, come avviene invece per i film, solo per paura che magari potrebbero spiattellare la trama o altri elementi del gioco non ancora uscito sul mercato. Però quello che io dico sempre, e continuo a dirlo perché mi piace doppiare i videogiochi, fateci vedere film, perché se lo vediamo viene ancora meglio. Ma le leggi sono fatte per essere infrante e sta di fatto che un impiegato della 343 Industries, un grafico appunto, un artista, magari molto sbadatamente, circa 2 mesi fa avrebbe incluso filmati ed immagini sul suo profilo ArtStation, che è la piattaforma che gli artisti usano per condividere i propri lavori. Lavori questi che sembrerebbero venire proprio dal prossimo titolo in lavorazione e cercheremo anche di spiegarvi il perché. Nel profilo dell'artista c'è anche un video, in particolare, caricato in seguito anche su YouTube. Fino a qualche giorno fa aveva meno di 200 views, ora ne conta più di 6.000, questo ovviamente grazie al video di Sean W pubblicato appunto sul suo profilo YouTube che vi invito a seguire, trovate il link al suo canale proprio in descrizione. L'artista 343 in questione è Caleb Nekumanesh, ufficialmente artista per i livelli della campagna all'interno della 343 Industries. La didascalia del video precedente parlerebbe chiaro. Questo è un progetto personale che non ha nulla a che vedere con nessun titolo in uscita. Ok, quello che suona strano è che nella stessa didascalia cita come questo video sia precisamente un compito assegnatogli sicuramente da un suo superiore, da svolgere in 7 giorni. Curiosando tra i suoi followers, Sean W. è entrato in contatto con una sua collega, tale Deidra Christopher. Guarda caso, anche nel suo profilo ci sarebbe un compito eseguito mesi fa con le stesse caratteristiche di quello di Caleb, ossia 7 giorni per costruire un livello di una ipotetica campagna, di un ipotetico gioco futuro di Halo. Sotto al nostro video metterò il link anche di quello di Caleb, così potete farvi un'idea e trarre quindi le vostre conclusioni. Ora però veniamo ai file scottanti e sicuramente più interessanti. Lo youtuber Sean W è riuscito a risalire al blog personale di Caleb. Metterò il link del blog in descrizione. In un post molto lungo è lo stesso Caleb a descrivere il proprio lavoro e a strutturare quel famoso compito che ha avuto proprio dalla 343 Industries, ossia quello di creare un esempio di livello all'interno di una fantomatica campagna del prossimo Halo. Lo fa con dettagli doviziosi, per esempio fa capire senza giri di parole che l'obiettivo del compito era di costruire un livello molto grande con svariate possibilità di raggiungere l'obiettivo finale della missione, servendosi anche di elementi stealth, avendo come base di partenza una mappa stile Silent Cartographer. Particolare da segnalare è che tutto questo doveva essere rappresentato dagli artisti in una scala più grande del solito, e qui sotto con le seghe mentali sull'open world. Sean W. ha spulciato anche il profilo LinkedIn di Caleb, trovandoci delle informazioni molto interessanti.
Troviamo, oltre a tutto quello che potrebbe descrivere qualsiasi artista di un qualunque gioco in produzione, anche un passaggio abbastanza interessante che è degno di nota. Ho lavorato sul gameplay e sul design di combattimento con l'intento di sviluppare nuovi livelli senza l'utilizzo di nuovi asset statici. Detta così, può dire tutto o niente. Cosa sono gli asset statici in un videogioco? Prendiamo come esempio la fucina di Halo. Gli assets statici sono tutti quegli oggetti grafici come edifici, alberi e tutto il resto. Quindi, cosa potrebbe significare una frase del genere? Cerchiamo di discuterne nella sezione commenti ed analizzarla magari insieme. Potrebbe uscirne fuori qualche prova che al momento io non sono riuscito a trovare. Passiamo ora a spulciare il suo profilo LinkedIn. Quello che avrebbe fatto per la 343 Industries sarebbe quindi progettare spazi per gameplay, momenti narrativi ed esplorazione per la campagna di Halo Infinite. Progettare e scolpire terreni e risorse di gioco per adattarsi al gameplay, alla storia e alle esigenze artistiche dello spazio. Lavorare su vari livelli, dall'idea alla finalizzazione. Test su livelli ed incontri di combattimento. Incontri di combattimento costruiti intorno a diversi punti di interesse nella campagna di Halo Infinite. Ovviamente i punti fondamentali sui quali dovremmo soffermarci sono livelli, esplorazione e punti di interesse. Sono solo parole, semplice testo, ma potrebbero significare che Halo Infinite avrà davvero delle caratteristiche in simil open world, basato su esplorazione continua e combattimenti attorno a punti di interesse, quasi in stile Destiny. In coda al video vi lascio dei momenti salienti del video di Caleb, perché comunque quello originale dura parecchio, magari non volete guardarlo tutto, quindi vi aiuto in questo senso, ed alcuni screenshots presi direttamente dal suo profilo ArtStation, lavori realizzati prevalentemente con l'Unreal Engine. Vi ripeto ancora una volta che dopo l'uscita del video di Sean W, i profili artistici, soprattutto quello di ArtStation di Dedra Christopher, sono stati resi privati, quindi in una certa maniera Sean W avrebbe scoperchiato un piccolo vaso di Pandora che magari qualcuno voleva lasciare chiuso fino all'uscita di Halo Infinite. Quindi cari Spartan, vi invito davvero a leggere il blog di Caleb così da capire meglio cosa deve fare un artista, qual è il compito del grafico, lo spiega in maniera veramente molto molto strutturata ed è molto interessante, vi ripeto c'è il link proprio in descrizione al video. Detto questo cari Spartan, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Axios.